Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come realizzare queste bellissime renne con l'anima del rotolo della carta igienica. So che amate vedermi nei video, ma l'alternativa sarebbe stata non vedere il video perché sono oberata di lavoro, quindi vi lascio alle immagini del piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri portacandela barra segnaposto a forma di renna. Un'anima di carta igienica, meglio se color cartoncino e senza le scritte, per ogni persona a cui vogliamo dedicare una renna. Poi una penna rossa glitterata o un colore rosso bello vivido, va benissimo anche un colore spirito rosso, una matita, un paio di forbici, un colore bianco, che sia un colore d'acrilico, che sia una penna bianca o che sia semplicemente un bianchetto, è la stessa cosa. Dell'acrilico bianco è un pennellino e ci occorrerà anche una colla acetovinilica. Un cartoncino e le candeline. Io ne ho qui due, una più classica a luce calda, che naturalmente non vedete, questa addirittura alla luce tremula, simula proprio la fiamma vera, oppure uno molto più moderno che ha tre colori blu, rosso e verde. Quindi scegliete voi la luce che più si addice alla vostra tavola. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo l'acrilico e dipingiamo tutto il rotolo di carta igienica. Facciamo in modo che diventi tutto bianco. Voilà! Bene, dopo aver dipinto tutto il rotolino lasciamolo asciugare qualche minuto. Una volta asciugato il rotolo, bene, prendiamo la matita e segniamo un arco e ritagliamolo. Segnato l'arco da questo lato, mettiamo in maniera del tutto speculare il pezzo che abbiamo tagliato anche dall'altro. Ricalchiamolo in modo che le forme vengano esattamente le stesse e ritagliamo anche dall'altra parte. Quindi tagliamo via 2 cm dall'alto e accorciamo il nostro rotolino. A questo punto quello che avremo sarà questo. Al centro di ogni parte lunga pratichiamo un taglietto di qualche millimetro ed eliminiamo e mettiamo da parte. Su un cartoncino adesso disegniamo la testa di una renna. Eccole qua. E adesso piano piano e dopo aver disegnato la testa, disegniamo anche due code. E adesso ritaglio la testa. E dopo aver ritagliato le teste, ritagliamo anche le code. Adesso proviamo la testa sul corpo e decidiamo dove praticare anche qui una piccola fessura che andrà a incastrarsi su quella che abbiamo fatto precedentemente sull'anima. E voilà, così. Così. E pratico il taglio anche sulla coda, però sulla coda lo taglio non qui, ma qui un po' obliquo, così, vedete? Vedete? Obliquo e non dritto, perché poi quando vado ad inserire la coda voglio che stia un po' all'insù, così. Ok? E allora
Adesso ci manca giusto un ultimo pezzo. Prendiamo un cartoncino, sempre io ho qui una busta, e tracciamo la circonferenza del rullino di carta igienica e ritagliamola. E voilà. E adesso costruiamo, quindi pieghiamo questi agganci, prendiamo una colla, bagniamo con la colla questi quattro gancetti così e inseriamoli con i ganci verso il basso all'interno della nostra renna, del corpo della nostra renna. Quindi spingiamoli, facciamoli scendere un pochino e facciamo aderire i gancetti. A questo punto prendiamo la nostra renna e adesso con una penna bianca profilerò tutta la mia renna. Con il pennarello rosso coloriamo la puntina del naso e contorniamo anche le codine. E siamo pronti per assemblare. Allora, metto la testa e la incastro con il corpo, poi prendo la coda e la incastro con il... magari al contrario, Brett. E la incastro con il corpo, taglio l'eccesso di coda, prendo la misura e taglio l'eccesso di coda all'interno e anche di collo. Inserisco quindi, dopo aver tagliato l'eccesso, nuovamente collo e coda e solo da ultimo metto anche la candelina. Spegniamo la luce e guardate il bellissimo effetto che fa questa così. Invece ho qui l'altra con il LED multicolor. Allora decidete voi qual è la renna che fa il caso vostro. A me piace di più questa. Naturalmente il nome del commensale lo scriverete qui in modo che sia bene in evidenza e con un pennarello magari rosso o dorato. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo, non prima di avervi chiesto un pollice in su. A dopo, ciao! Visto che belle le nostre renne, mi raccomando, regalami un pollice in su e una condivisione e tu crea il più luminoso dei Natali con le nostre renne di cartoncino. Noi ci vediamo al prossimo video.